Gli esponenti dei Verdi, insieme alle associazioni animaliste, hanno dato vita a una manifestazione di sensibilizzazione contro l'utilizzo di botti e petardi nella notte di Capodanno e nei giorni del tempo di Natale. Dinanzi alla prefettura di Napoli, in piazza del Plebiscito, i manifestanti hanno espresso la propria disapprovazione verso un'abitudine dispensatrice di menomazioni fisiche, nonché figlia di un settore economico che foraggia direttamente i clan di Camorra. Massima attenzione anche nei confronti degli animali, i quali spesso, ad esempio i cani, essendo più sensibili ai rumori, subiscono danni fisici e psicologici dalle manifestazioni di Capodanno. Ascoltiamo Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi. Una battaglia di civiltà. Abbiamo chiesto a tutti i comuni della Campania di fare ordinanze per vietare i botti. Vogliamo ricordare a tutti quanti che ogni anno i botti abusivi e illegali foraggiano la Camorra, che i fumi tossici che vengono emessi nel giorno di Capodanno equivalgono quasi a un intero anno di smog nella città di Napoli, che muoiono ogni anno centinaia in tutta Italia di animali, migliaia di animali, per la paura o perché vengono sevinziati o colpiti dai fuochi. Ecco, la domanda che ci facciamo è: perché non godersi lo spettacolo pirotecnico fatto da professionisti e invece continuare a improvvisare questi botti e questi petardi, tra l'altro spesso lanciati dalle baby gang addosso alle persone? Noi non ci fermeremo, saremo il 31 dicembre attivi per segnalare alle forze dell'ordine tutti i casi anomali. Possiamo già dire che alle nostre spalle, ai quartieri spagnoli, al pallonetto di Santa Lucia, stanno organizzando una grande vendita tra sabato e domenica. Ci aspettiamo un grande blitz delle forze dell'ordine.